Emilio Donaggio, presidente della delegazione del Sud Pontino della Croce Rossa. Dunque, non è caduto nel vuoto l'appello lanciato a vista sul golfo dell'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, e in precedenza la vostra lettera inviata ai comuni del Sud Pontino e per conoscenza anche al prefetto di Latina. Lei ha avviato un contatto personalmente anche molto significativo con il neo commissario prefettizio del comune di Fornia, al quale ha chiesto personalmente di ripetere l'esperienza importantissima del 2016. Il centro, il dormitorio verrà allestito dall'inizio del 2018, presidente Donaggio. Allora, dalla nostra lettera, il sollecito del Vescovo che è stato fatto qui a Torre Universo ha sortito quello che noi speravamo. Il commissario stamattina si è preso l'impegno, unitamente pure al subcommissario dottor Zottola, di aprire al più breve tempo possibile questo rifugio dove poter accoglierli senza fissa dimora. L'aspetto economico è un punto nodale della questione. No, non c'è, per quanto riguarda noi non c'è nessun aspetto economico, noi di solito ci vengono rimborsate le spese vive che noi facciamo e tante volte lo facciamo, anzi facciamo solamente attività che poi per noi ha un costo, questa è un'attività che ha un costo, non ha un beneficio economico. Ecco, una peculiarità di questa vicenda è che il commissario prefettizio avrebbe espresso il desiderio di affidarvi direttamente l'incarico per una questione anche di storicità, di continuità gestionale. Ma veramente lui ha preso atto, diciamo, che la Croce Rossa in quanto tale è Croce Rossa. Poi abbiamo un'esperienza quasi di 5 anni, noi come Sud Pontino, ma la Croce Rossa ha oltre 150 anni di storia nell'accoglienza agli ultimi. Ecco, da quando potrebbe eventualmente essere riaperto il campo a Molo Vespucci? I tempi tecnici, adesso il commissario sta guardando un po' all'interno degli uffici e dei suoi collaboratori per capire i tempi più necessari per poter impiantare, perché bisogna creare l'impianto da capo, ex novo. Si parla di 3 mesi, no? Sì, come tutti gli anni, gennaio, febbraio e marzo. Qual è l'importanza sociale di questa iniziativa che si istituisce nel periodo invernale, il periodo più freddo, però voi gli date anche una connotazione sociale significativa, soprattutto per tentare di recuperare persone che al momento non hanno un tetto? Gli ultimi dati ci dicono, per quello che è l'opinione pubblica, è morto l'altro giorno uno a Genova e stamattina è stato trovato dalla polizia sul lungo Tevere di Roma un altro senza fissa dimora. Innanzitutto salvaguardare la vita umana e poi cercare attraverso la salvaguardia di vita umana di riallacciare i rapporti con la società. Ecco, voi lo scorso anno avete soprattutto avuto la capacità di intessere dei rapporti personali e umani con persone che poi sono uscite da questo limbo, da questo imbuto. Ma nel corso degli anni siamo riusciti, non una volta ma decine di volte, riuscire a poter rimettere nella società coloro che erano stati messi ai margini. Quindi bisogna essere fiduciosi perché la situazione possa conoscere un epilogo positivo a questo punto, in conclusione. Ma anche nel caso in cui non fosse così, noi abbiamo fatto una scelta che sta dando successi sul lato umanitario. Abbiamo acquistato un camper e con il nostro camper usciamo il martedì e il venerdì. Se non si dovesse fare questo, diciamo, ma io sono sicuro che si faccia, noi continueremo la nostra azione con il camper, quindi porteremo conforto lì dove possiamo. I nostri operatori sono felici di fare queste attività perché è primaria nell'attività di Croce Rossa, quindi se c'è ben venga, se non ci fosse ne prendiamo atto e implementeremo la nostra attività.